salto indietro nel tempo fino al Medioevo. Entra nel vivo il Palio del Baradello, edizione numero 34. Protagonisti i borghi di Camerlata, Camlagovolta, San Martino e Tavernola, oltre ai comuni di Cernobbio e la New Entry, Casnate e Convernate. Parteciperanno alle manifestazioni, ma non alle gare valide per l'assegnazione del palio, anche le delegazioni del territorio, tra le quali il borgo di Quarcino e la contrada Cortesella. Ricco il programma di questo fine settimana. Oggi, rientrando dalla ricognizione delle sponde del lago scortato da un corteo di imbarcazioni lariane, è giunto in città Federico Barbarossa, accompagnato dall'imperatrice Beatrice di Borgogna. In serata la cena medievale e lo spettacolo con i giullari. Domani alle 15 da Porta Torre il corteo si porterà in piazza San Fedele per l'ingresso ufficiale del Barbarossa, accompagnato dalla consorte. Lettura poi dell'editto di Roncaglia, consegna delle chiavi della città, presentazione dei borghi partecipanti e giuramento dei capitani. Alle 17.30 il corteo da Piazza San Fedele si sposterà di nuovo a Porta Torre, dove in Viale Cesare Battisti si svolgerà la prima gara ufficiale del tiro con l'arco, seguita dalla premiazione. È fissato invece per domenica 14 settembre il gran corteo storico, che partirà dal piazzale dell'Ippocastano e si snoderà per le vie cittadine con figuranti, sbandieratori e macchine da guerra. Per l'edizione 2014 è stato messo a punto un programma ancora più ricco, grazie ai tanti volontari che ruotano attorno alla manifestazione, ha detto il presidente del Palio del Baradello, Laura Bordoli. Il mio auspicio è che la manifestazione diventi sempre più un punto di riferimento per i comaschi, ma anche per i turisti che visitano Como e il suo lago.